Posso un attimo? Salve. Io voglio dire, da cittadino di questa povera città, al di là della questione ponte, delle cose che sono semplici e veloci per cambiare la vita di questa nostra area meravigliosa. Abbiamo le navi traghetto che sono le più vecchie e l'FS ormai è sempre in dismissione. Possiamo fare una cosa con un impegno di spesa che non è quella del ponte, e poi se ci credete portatelo voi avanti. Già, siamo avanti, con quello che lei ci vuole dire siamo molto avanti. Non siamo avanti perché non si parla, non c'è traccia di soldi per... Allora, lei davanti qua a Fabio D'Amore, al prefetto, a tutte le autorità, lei dice... No, no, vabbè, allora lei dica qui che impegno di spesa c'è per le navi d'aspetto. C'è Tirrenia, carissimo amico, che cambierà il volto della Sicilia. Entro quando? Dica quando. Ma se la firma il giorno 4. E allora in quanto tempo noi avremo le navi e i traghetti? Nel tempo che sarà un anno, due anni, quello che sarà. Nel tempo che sarà inevitabile, ma c'è Tirrenia, caro amico. Legga il giornale e si informi, invece di lamentarsi come facciamo sempre gli siciliani. Che non ci danno... Abbiamo sempre dismesso. Legga il giornale e si informi. I giornali ci dicono di tutto e di più, però di fatti sono questi. Che abbiamo per passare per l'altro lato tempi veramente mediati. Ma anche lei, caro amico, mi dice di più e di tutto e continua a ripetere le solite cose. E lei dice che allora in un anno o due noi abbiamo risolto il problema. Io le sto dicendo che Tirreni è stata riportata in Sicilia e che questo cambierà il volto del cabotaggio. Per tutto attenzione, che cado, attento per tutto il Mediterraneo. Gli arbitri disposti, io sono di spalle, non la vedo. L'arbitro le spellerebbe in simulazione, ne ha fatte tante. L'arbitro le spellerebbe, è una cosa storica, però non mi tocchi, provocazioni. Perché fa così? Guarda come cammina la voce, signore, guarda come cammina. Abbiamo bisogno di questo, il prefetto glielo può dire che ce l'ha accanto. Vogliamo i soldi per la sicurezza. Perché a Pirene è successo a Lina di Chi, sono morte 40 persone. Se avete un po' di dignità dovete dare i soldi. A novembre del 2009 ho dato al Ministero dell'Ambiente 900 milioni da infrastrutture. Guardi, sono per ora chiacchiere. 170 sono state dirottate in Sicilia solo. In Sicilia, stiamo parlando di quest'area. Di quest'area, è la zona più pericolosa. Non è solo quest'area. E questa è tra le più pericolose e già sono morte le persone. Era successo due anni fa e ve ne siete fregati. Non è stato possibile fare quello che è no, non è stato possibile fare quello che era doveroso. E ci sono 40 persone che sono sottoterra. È doveroso farlo laddove le case 40 persone sono sottoterra state costruite nel rispetto. Non è vero, guardi, sta dicendo un falso. Non è, non è vero. Non avete dato i soldi per la sicurezza. Non è assolutamente vero. Non è assolutamente vero. Non è assolutamente vero. Faccio il cittadino. Andate via. Faccio il cittadino. State tranquilli. No, c'è Gesù Cristo che è la security che non c'è addosso. Sei persone. Ci siamo noi. Ci siamo noi. Il sottosegretario dei trasporti, come, che cosa può risolvere? Scusa, glielo dovete chiedere voi. Ma dal palco dovete chiedere. Polemiche sono di chiedere i soldi per i trasporti. E perché non lo dicevate dal palco? Ma perché non fai pure come ci stai una gatta e pinne spine? Io lo dico davanti a me. No, è pure lui. E però voi che siete i cittadini, il presidente della provincia, perché non lo dicono? Io per ognuno risponde di se stesso. Infatti, io sto chiedendo da me, io rispondo di me stesso. No, guarda, esibizionismo, guarda, parli veramente male. Esibizionismo, io che interessi ho?
problema di mettere per la ribalta. Ma io quale ribalta di che cosa? Io non ho nessun vantaggio di niente. Io non prendo un soldo dalle istituzioni. Perciò non mi parlare a me che io faccia le cose per esibizionismo. Sono gli altri che prendono i soldi, non io. Gli altri hanno tutte le cose, hanno i soldi da ogni caso. Io non prendo soldi. Grazie. Segretario, non si dimentichi di Messina, perché abbiamo bisogno dei soldi per la sicurezza e per i trasporti. Per la sicurezza e per i trasporti. Però faccia i fatti. Faccia i fatti. Ma io fra un anno però la voglio vedere qua. Dica che viene fra un anno. Deve venire tra un anno con i fatti. Tra un anno con i fatti. Sono passati troppi sottosegretari e ministri e non ci avete dato niente. Sempre. Ho fatto parlare, basta.